Siamo qui appunto insieme al maestro Certa e a tantissimi ospiti che hanno voluto insieme a lui e insieme all'amministrazione inaugurare questa bellissima personale del maestro. E noi siamo molto contenti di questa iniziativa perché sicuramente è un momento di coronamento della splendida carriera artistica del maestro Vito Certa, al quale auguriamo ancora una lunghissima carriera di artista, insomma. Lui mi ha accompagnato personalmente a fare un tour dei suoi quadri raccontandoli in ogni suo dettaglio, e devo dire che c'è tanta emozione, tanta forza, tanta vitalità nelle sue opere, e mi auguro che questa mostra possa piacere a tutti i cittadini mazzaresi e anche a tutti i visitatori che vorranno venire a visitarla. La mostra è aperta tutte le mattine al Corridoni, al complesso monumentale Corridoni, qui nel centro storico, nel cuore della città, e quindi vi aspettiamo. Un ringraziamento sentito va alla società BBS, al giornale L'Opinione, che ha accettato con grande piacere ed entusiasmo il progetto di fare una mostra, una personale dedicata al mazzarese pittore Vito Certa, in arte Mazzaro. Ringraziamento va anche all'amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali del Filippo Corridoni. Vito Certa è un mazzarese doc, è nato qui ma ha trascorso gran parte della sua vita a Milano, accanto ai più grandi pittori del momento come Pablo Picasso, ai Raghi, a Ligi Sassu ed altri, con i quali ha anche effettuato delle mostre sia collettive che personali. Dopo tanti anni di successi nel capoluogo lombardo, il maestro Certa è ritornato negli anni 90 a Mazara, e da lì è stata un'altra carrellata di estemporanee, di collettive, di personali, apprezzato in tutta la Sicilia e in tutta l'Italia. Oggi vogliamo rendergli omaggio, infatti in questi locali troverete una retrospettiva di tutti i suoi lavori che vanno dal periodo paesaggistico fino ad arrivare all'omaggio a Gonzaga e nello stesso tempo anche ad una forma di astrattismo geometrico. Ringraziando anche coloro che sono stati presenti oggi all'inaugurazione, vi invito a visitare la mostra che durerà fino al 30 maggio. Maestro, che tipo di mostra trovano i visitatori qui? Stupende, sono orgogliosi di avere un paesano pittore, anzi artista, per essere più esatti, perché ci sono quadri veramente stupende, tutti mi hanno fatto i migliori auguri e la bellezza che ci sono in queste opere. Sono opere veramente, figurati la dovevo fare a Milano questa mostra. Ma poi pensando, ma se ci sono un mazzarese, ma perché non la farò a mio paese io queste opere? E vedono il personaggio che sono e niente più altro, non desidero più di altro. Sapere che a Mazara avete un artista, punto e basta. Orgoglioso, naturalmente, e sottolineo orgoglioso, perché è stata veramente un successo. Qual è l'opera a cui è più legato? Come si fa a dire un bacio a Covo Venezio? Ogni opera ha una storia a sé. È una cosa a parte, ogni opera ha un mio cuore, ha la mia buona volontà e le voglio bene a tutti.